Bentornati in Francia. Tutto era pronto per muovere guerra a Portogallo, che tra l'altro è già in guerra col Brasile. Portogallo che è alleato coi teutonici e la Norvegia. Dovremmo riuscire a invadere tutto. Va in guerra. Una guerra che dovrebbe portarci finalmente alla fine. Le nostre innumerevoli guerre. Quando arrivi, arrivi. Contro nazioni che hanno province di religione sbagliata, diversa rispetto alla nostra. Noi non accettiamo il diverso. Entrare anche Ferrara, eccola. Fa subito una brutta fine. Fanno una brutta fine i nostri. Abbiamo anche l'ordine di Livonia, tu pensi?
34. E noi per continuare a convertire, una delle ipotesi era quella di trasformarci in Spagna, però non lo so, non credo sia necessario, non mi pare neanche una piuttosto grande idea, diciamo. Che non abbiamo molto molti punti amministrativi. Generalino in più, 4 di assedio, 4 di assedio, fantastico. Ancora devi arrivare. Mi hanno dimenticato di te. Quattro di assedio lo buttiamo subito in pista. Finisce quella battaglia. Quattro d'assedio è il massimo che potremmo chiedere. Beh, qua possiamo avere anche altra artiglieria, eh. Che ce ne frega, abbiamo quattro d'assedio. Abbiamo più morale di loro, più disciplina di loro.
strano, chissà perché la I non fa la non fa forti nella capitale. È assurda sta cosa. Abbiamo trovato gli ottiani. Oh no 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 no. I norvegesi hanno deciso di finire in Nord Africa. Se ne abbiamo uno libero, sì. Cos'è sta cosa? Un pessimo evento. Vabbè, meno male che è capitato adesso e non più avanti. Pessimo evento perché sicuramente da Religious Zeal in più di una trade company. La Norvegia possiamo anche prendercela in realtà. Ah, però hai capito questo dove stanno andando. La Norvegia possiamo anche prenderla. Questa che battaglia è? Ah, contro i portoghesi. Beh, almeno abbiamo trovato i portoghesi. Cioè, abbiamo una overextension abbastanza bassa. Tra l'altro praticamente tutta legata al nuovo mondo. No, tu sei Kazak. Alza. L'originale, davvero? La provincia che si chiama l'originale. Quindi possiamo annettere i norvegi. È una great power, tra l'altro. Che ci diano quelle coloniacce di religione sbagliata. Ok. Dobbiamo prendere questo forte. E non riusciamo a prenderlo. Serve una flotta. Più vicino mi pare. Tu sei esagerato.
Oh, almeno un assedio l'abbiamo finito. Beh, questo non ce lo lasciamo scappare. Montagna. Se riusciamo ad arrivare in tempo, più che altro. Qui ci siamo? No. Proviamo a vincere con facilità i ribelli. Corea, ok. L'assedio ci sta mettendo più del previsto. Bello 8. Stavo per dire, adesso diamo tutto alla Stiria. Mettere riga adesso e basta, no? Giusto, chi altro c'è rimasto? Basta, solo riga, ok. La stiamo già annettendo. Troppo tardi, eh?
Ok, abbiamo praticamente bloccato tutto. Che ci serve, mo'? Adesso dobbiamo iniziare a far pace. Anzi, avremmo dovuto già iniziare a far pace, così iniziavamo i corpi. Qui è quasi tutto della religione giusta, in realtà non abbiamo tutta sta fretta. No, va bene, un po' costarci tutto questi punti pratici. Non è possibile. Vediamone un po'. Ma per forza, perché non riusciamo a chiedere tutto al gallo. Mettere il focus qua se vogliamo riuscire ad andare. Mettere anche riga. Preferito di no, però non mi può costare così tanti. Ok, così abbiamo tutti forti. Pace abbastanza breve, c'è cioè una tregua che dura fino all'82. Giusto? Così risparmiamo punti diplomatici che siamo già parecchio soldi. Alleluia. Allora, al momento la nostra overextension è 58, abbastanza bassa. Tu potresti essere. Cercare dei ribelli.
Non ce l'abbiamo, non abbiamo ribelli da trattare. Fantastico. Ci costa troppo, dannazione. Due scatole. Facciamo così, prendiamo i forti. Giro dopo dovrebbe essere facile. Guarda, l'oro te lo puoi tenere, così teniamo delle tregue più brevi. Proviamoci con Ferrara, che ora dobbiamo fare vincere questo assedio qua. Wow. Allora, voi vi prendete tutti i generali. E adesso la guerra si sposta qua.